il tallone d'Achille del narcisista. Sono cinque praticamente: l'indifferenza, l'amore, le sue prede, la solitudine e la perdita di potere. Il vero problema del narcisista manipolatore è l'indifferenza. Infatti, lui vuole che le persone abbiano le attenzioni solo ed esclusivamente per lui. Quando però una di queste capisce il suo gioco, non dandogli più importanza, ecco che il suo castello di sabbia crolla. Si sentirà perso, spaesato, e cercherà a tutti i costi di recuperare le attenzioni perse. Essendo una persona molto orgogliosa, non cercherà nutrimento da quella persona, ma andrà a cercarlo altrove. L'amore, sappiamo tutti che un narcisista non sa amare, anche se alcuni ci provano con scarsissimi risultati. Per crearsi una relazione, il narcisista dovrà impegnarsi nel tentare di amare qualcuno. In certi casi ci crede davvero di aver trovato l'amore, ma poi cosa fa? La sua vera natura esce e di conseguenza la seguirà in certi casi. Quando deciderà di creare una relazione, la ostenta, dimostrando agli altri che ha trovato la persona giusta. Il fatto è che sta solo cercando di far sapere a tutti i costi che si è accasato, per poi ricominciare e cominciare con la triangolazione. Le sue vittime, in effetti, è il suo vero tallone d'Achille, soprattutto quando questa è abbastanza astuta per tenerlo sotto controllo e non farsi manipolare. Essendo che si crede di essere il furbo degli altri, non accetta ciò e quando un narcisista fallisce, cerca di recuperare terreno ma senza sforzarsi troppo e quando deve fare troppa fatica per ottenere quello che vuole, cosa fa? Cercherà altrove. La solitudine per il narcisista è veramente una cosa pesante e si rende conto irrimediabilmente che le persone sono praticamente stanche di essere rimanipolate, se ne vanno e lui rimane isolato. Tutto ciò lo tormenta perché non è quello che vuole e come togliergli il nutrimento. Lui si nutre dell'attenzione delle persone e se questo a un certo punto se ne vanno, non saprà più recuperare le attenzioni che gli servono. Poi la perdita del potere è un'altra cosa che non sopporta proprio. Perché? Perché è simile all'indifferenza. Essendo una persona che ama il prestigio, vuole avere molti soldi, ma soprattutto tanti elogi. Se una di queste cose manca, inizia a vacillare e a sentirsi impotente. Pensiamo in famiglia, un padre narcisista che perde il controllo sui figli è un altro grandissimo tallone d'Achille. Lui cerca di rimanere sempre il re della foresta e non vuole che nessuno, nemmeno le persone più strette, possano fare a meno di lui. Non vuole in alcun modo che queste prendano decisioni senza essere confrontate con lui. Una volta non era un buon esempio quando una coppia si lasciava e quindi quando ci si trovava a vivere con un narcisista, difficilmente si chiudeva il matrimonio. Oggi, fortunatamente, le cose sono cambiate e anche se si prova amore o affetto per una persona del genere, anche se non è facile, si cerca di uscire da una relazione tossica. Le prede di un narciso manipolatore ad un certo punto devono necessariamente voltare pagina, essere di nuovo felici per prendersi in mano la propria vita. Di conseguenza, spero di esservi stata utile con questi cinque talloni d'Achille del manipolatore narciso patologico, maligno, come lo vogliamo chiamare, e se avete bisogno di aiuto, contattatemi alla mia email paolafendi@gmail.com. Al prossimo video e un bacio a tutti.